And a quick reminder today to please take all lid out bins located by the entrance gates. Thank you very much for your cooperation. Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni medie avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Questo è un palcoscenico veramente impressionante, prepariamoci ad assistere a uno spettacolo indimenticabile. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Upamecano è uno dei difensori più chiacchierati e desiderati degli ultimi anni. Che ne pensi, Fabio? Beh, Luca è un centrale moderno, che sa pressare in alto, uscire dalla linea. E anche in impostazione molto bravo. Sì, nel 2020-2021 il suo nome spicca nelle classifiche di rendimento per passaggi e dribbling. Ed è un centrale di difesa, eh? È un giocatore dominante. Il passaggio dal campionato austriaco a quello tedesco è stato il primo passo per una carriera importante. Oh, che palo! Palla che va a finire in calcio d'angolo. Si libera della palla ed evita complicazioni. Si va ora sulla fascia opposta. Neymar. Intervento fondamentale. C'è l'opportunità per il contropiede. De Bruyne. Palla filtrante per Messi. Sulla destra. È libero di creare pericolo. La mette in mezzo. Occhio alla conclusione. Si iscrive al tabellino dei marcatori. Conclusione straordinaria all'angolino. Inutile l'intervento del portiere. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Punteggio di 1-0 al referto. Da azione, reazione. Questo vantaggio causerà la risposta immediata. Messi! C'è un compagno largo, pronto a ricevere. Ha dettato bene il passaggio con un bel movimento sulla fascia. Cross di Neymar. Davids. Errore qui, pallone sprecato. Vede lo scatto e cerca la profondità. Supera il diretto avversario. C'è il colpo di testa. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Koundé allarga il gioco con pallone a sinistra.
prova a darla profonda nello spazio, cerca la giocata di Fino, cross di Joao Cancelo, palloni al sicuro tra le braccia del portiere. Neymar intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Joao Cancelo. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Dunque, rimessa laterale. Anticipa bene, intercetta la rimessa. Casemiro. Neymar. Prova il lancio in profondità, ma calibra male. Palla nello spazio, attenzione. Ci mette una pezza, ben fatto. E trova bene il compagno. Si mette in mezzo e sventa i piani degli avversari. De Bruyne. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo, visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. De Bruyne. C'è Messi. Joao Cancelo. Davids. Messi. Maradona. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Giocata difensiva di grande spessore. Messi ci prova con un pallone profondo. Ruba palla in modo magistrale. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Decide di giocarla corta. Ha la possibilità di andare verso la porta. Pericolo sventato. Adesso possono ripartire in velocità. Non ci vuole davvero niente per ribaltare. Tenta. È un grande riflesso qui. There will be one minute at a time. Ennesima palla recuperata. Ci prova con una palla bassa. Fa avanzare la manovra e l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Tifosi e giocatori saranno certamente soddisfatti di questo punteggio. Ora hanno altri 45 minuti per difendere il vantaggio. 1-0 fino a questo momento, partita che rimane sostanzialmente equilibrata. Inizia adesso il secondo tempo. Il gol ha cambiato le carte in tavola. Adesso ci si attende una gara più aperta e speriamo divertente. Occasione per il contropiede. Non riesce a mantenere il possesso. Messi. Casemiro. Roberto Carlos. C'è Messi, qui cercherà il tiro, la mette sulla sinistra, libera il compagno meravigliosamente, allontana il pericolo, palla in avanti verso il compagno. Davids, grande occasione. Messi. De Paul. Cercano l'azione veloce. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Sceglie di andare per vie verticali. Neymar. Pallone in aria. Bella parata! E colpisce il palo! Prova a verticalizzare. La parete difensiva oggi è difficile da girare.
Può liberare il tiro. Deve solo tirare. Gli attaccanti non tornano ad aiutare la difesa e mi sembra che sia una scelta voluta, non un caso. Sì, penso anch'io che sia così. Le squadre che cercano di sfruttare al massimo il contropiede tendono a fare così. Hanno bisogno di uomini freschi là davanti, pronti a smarcarsi e a ricevere il passaggio per andare in porta. La mette sul piano fisico e riconquista la palla. Messi! Splendida reazione del portiere! E anche stavolta niente di fatto, incredibile. Gli manca qualcosa, Fabio, nella finalizzazione, perché poi là davanti ci arrivano, e come? Palla pronta per il secondo calcio d'angolo. Avversari bloccati a uno. Ci mette una pezza. Roberto Carlos a sinistra con il passaggio. Palla dentro di Nkunku. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. L'allenatore non può essere certo felice di questo passaggio. Lewandowski, pallone che poteva diventare pericoloso, ci mette una pezza. Nkunku. Copertura attenta, hanno letto bene la situazione, non li hanno fatti passare. Provano a partire in velocità. Pallone interessante, in verticale. Interrompe l'azione avversaria con un bel anticipo. Lewandowski. Nessun dubbio qui, calcio di rigore. Momento fondamentale, possibilità di segnare dal dischetto. Il portiere adesso ha bisogno di un miracolo per salvare la sua porta. E forse così riuscirà a salvare anche la partita. Non sbaglia! Vantaggio che diventa pesante! Ha mantenuto i nervi saldi, freddissimo. Il portiere ha voluto anticipare la traiettoria. Se invece avesse mantenuto la posizione centrale, l'avrebbe addirittura bloccata. 2-0 dunque. Un gol determinante. Con due reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. Ci prova con un pallone profondo. Un tocco infelice salva la situazione. I tifosi rumoreggiano, ma capita a qualunque giocatore di commettere errori banali. Peccato per lui, perché questa era una potenziale occasione. Koundé. Romario è in una posizione in cui può far male alla difesa. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Prova a darla profonda nello spazio. Se ne va. Bell'intervento difensivo. Conclusione. E arriva il gol. 3 gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari. Bel gol, frutto di un ottimo contrattacco. Ci hanno sicuramente lavorato in allenamento. La transizione tra momento difensivo e offensivo è stata veramente molto fluida. Si riparte dal 3-0. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Grande giocata difensiva. Saka. Sfugge all'avversario con un numero. Dentro il pallone, teso. Vede lo scatto e cerca la profondità. Nello spazio per Del Piero.
Ha letto bene l'azione, ottimo intervento. Ecco Lewandowski, capisce tutto e interviene con sicurezza. Gli avversari stanno sbagliando tanto, ma bisogna dare il giusto credito a questa difesa. Makelele. Errore qui, pallone sprecato. Pedri. Maradona. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Secondo me dovrebbero provare a sfruttare di più le corsie laterali. E ora deve... ci prova! Poteva essere il poker, il quarto gol. E sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita. Due per la compagine avversaria. Kimmich. Maradona. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Una vittoria ottenuta con tutte le caratteristiche giuste. Intensità, qualità offensiva, concentrazione. Ha funzionato tutto. Messi ci ha regalato una prestazione di altissimo livello, coronata dal premio di migliore in campo. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? Abbiamo assistito oggi a un capolavoro tattico. Difesa alta, squadra molto corta. Questo ha permesso di aggredire l'avversario e, una volta riconquistata palla, ripartire con grande... Thank you.